Mirandola, Frasini, Sente, Fortunieri, Polo, Pasqualini, Brunelli, Regnaro, Massignano, Costantini, Falco. Mandando una nota a chi è sempre proprio. Montemezzi, Benati, presenta, Moreschi. Segretario, scusi, dovrei leggere una comunicazione. No, no, abbiamo la nostra comunicazione. Oggetto, comunicazione al sindaco e al consiglio comunale per conoscenza ai cittadini di Novara e al segretario comunale. 29 settembre 2011. La minoranza rappresentata dai consiglieri comunali Simone Falco, anche se questa sera è assente, comunque ha firmato anche lui, Emanuele Montemezzi, Enrico Benanti Festi e Mirko Moreschi, è espressione della vera maggioranza del paese. Ricordiamo infatti che la lista Novara, prima di tutto, oggi alla guida del paese, ha vinto le elezioni per soli 17 voti e rappresenta di fatto solo un terzo dei votanti. Lo ripetiamo con la speranza che si ricordino anche il sindaco e gli attuali esponenti di maggioranza. Il trattamento che ci è stato riservato alle minoranze è semplicemente vergognoso. Denunciamo un persistente estremismo per quanto riguarda l'accesso agli atti, che spesso viene attuato mediante la consegna all'ultimo momento e, oltre previsto dal regolamento, un continuo atteggiamento di strapotenza, arroganza e sufficienza, un insopportabile meritocratismo all'effettiva volontà di collaborazione espressa più volte dalla minoranza tutta. Il sindaco Mirandola continua a riempirsi la bocca di parole come trasparenza, partecipazione e collaborazione, ma nei fatti questi concetti rimangono solo ed esclusivamente parole e vengono sistematicamente disattese. Lo dimostra ancora una volta la negazione della richiesta presentata di comune accordo di spostare il punto sulle centrali di massa inserito in uno degli ultimi punti dell'ordine del giorno di questo Consiglio, al primo, per permettere un confronto di idee e di intenti. Nessuna vera intenzione esiste per questi buoni nomi di proposito, nessuna volontà di collaborazione traspare dalle azioni dell'attuale maggioranza, pura e semplice demagogia. Ricordiamo che sin dal primo Consiglio Comunale il sindaco, consapevole di rappresentare una minima parte della popolazione, espresse la volontà di far partecipare attivamente la minoranza in merito alle decisioni amministrative che si sarebbero dovute esplicitare. L'attuale minoranza rappresenta il 75% dei novaresi. Ricordo all'attuale sindaco che le linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale e alla cittadinanza si prediceva un intento sociale determinato dal ripristino di norme di reciproco rispetto civile. Ad oggi, visto i continui trattamenti riservatici, questo buon proposito resta solamente sulla carta. Con il presente comunicato chiediamo maggiore coinvolgimento nelle scelte politiche amministrative importanti e al contempo pretendiamo un rispetto personale che è dovuto, se non a noi, a tutti i novaresi che ci hanno votato e ci danno fiducia. Crediamo sia questa la base per un rapporto di civile convivenza e di reale collaborazione per il bene del Paese. Intendiamo, per le motivazioni sopra esposte, abbandonare l'Aula e lasciare all'attuale sindaco e la sua maggioranza l'approvazione dei punti in discussione, auspicandoci in futuro ci sia un vero atteggiamento di collaborazione e rispetto nei confronti delle minoranze che rappresentano comunque la maggioranza dei voti. I consiglieri comunali Simone Falco, Emanuele Montemezzi, Enrico Benanti Festi e Mirko Moreschi. Se vuole mettere gli altri. Andiamo a alto per questo di collaborazione, c'è così. Buonanotte sindaco, buonanotte maggioranza. Aggiungo anche un'altra cosa. Oggi si è fatta la riunione di capogruppo per dover cronaca bisogna dire. E la riunione di capogruppo, per quello che so, serve per stabilire i lavori del Consiglio.
E poi invece alle 16.38 abbiamo ricevuto una mail dove il sindaco comunicava che c'era stato dato il cambio del punto come avevamo chiesto. Allora, questo è vero, però è venuto fuori dal tempo massimo, perché in un certo senso la riunione di capigruppo serve appunto per stabilire il lavoro del consiglio. Allora, quello che proponiamo noi è anche che si ritiri il punto all'ordine del giorno, quello sulle biomasse, e che si faccia un consiglio apposito con giusta e debita pubblicità anche ai cittadini, visto che non è ancora venuto fuori, anche per la comunicazione di oggi, nessun comunicato stampa e i comunicati quelli che si attaccano. Poi io penso che ci voglia anche trasparenza e coerenza sulle cose che si fanno. L'assessore Coltronieri può dar lezione di questo. Dopo di questo chiudo. Quanto detto è quello che esattamente che la maggioranza aveva proposto stamattina ai capigruppi di fare il consiglio apposito, che è stato rinunciato. Quindi da questo punto di vista la trasparenza viene fuori dagli atti. Io credo che questa sera la trasparenza abbia due ore abbiamo parlato questa non parlato due ore sindaco non parlato due ore sindaco stamattina non potete parlare se non potete leggere se cambi i punti come devo vuol dire se vuole il consiglio se vuole entrare consigliere però alle ore che la decida se vuol fare il consiglio è aperto via non siamo partiti non siamo che te cambi come te vuol dire cambi ancora quando te vuol dire no che te telefoni dopo no, ho deciso di spostare ho parlato due ore e mezza ti prego di uscire la mezzogiorno ti prego di uscire dobbiamo continuare i lavori dobbiamo continuare i lavori il consigliere Moreschi due giorni fa è venuto chiedendo la costituzione della commissione per impianti di massa da questo punto di vista dando disponibilità questa mattina abbiamo convocato i consigli i capigruppi ridando disponibilità di fare di ritirare il punto, di fare una discussione lunedì e di riportare il punto all'ordine del giorno per la prossima settimana. Quindi da questo punto di vista tutte le richieste sono state fatte. Io non capisco, evidentemente poi ci sono delle altre questioni, questa sera con le delibere che andremo a vedere verificheremo la trasparenza passata e futura dell'amministrazione e credo che questo sia giusto. Come appunto l'ordine del giorno sono questioni anche pesanti, noi lo soliciteremo. Mi fa piacere che siano andati via perché probabilmente aveva paura di queste cose. Il punto primo, abbiamo le tue approvazioni verbali sulla seduta precedente. Sono le osservazioni? Favorevoli? Sì. Esercizio finanziario 2011, la lezione di bilancio numero 5. I consiglieri sono a conoscenza del punto? Favorevoli? Immediata esecutività. All'articolo 139 abbiamo la ricognizione della stata di percezione dei programmi di verifica dell'equilibrio di bilancio. Sì, abbiamo votato. Punto 3 abbiamo ricognizione della stata di attuazione dei programmi di verifica dell'equilibrio di bilancio. L'unica novità di questo abbiamo fatto fare. Noi abbiamo una relazione corposa fatta da tutti i settori sul programma e quanto fatto dall'amministrazione, dalla giunta e anche dalla gestione commissariale. La novità che abbiamo introdotto rispetto alle altre situazioni è stata, oltre alla verifica dell'esistenza di debiti fuori bilancio, anche l'esistenza di potenziali criticità all'interno dell'amministrazione. Cioè abbiamo voluto evidenziare tutta una serie di punti deboli che pur non essendo oggi dei debiti fuori bilancio potrebbero creare tendenzialmente delle criticità future. Da questo punto di vista noi abbiamo un problema col comune di Isola della Scala per l'indennità erogata al comandante su cui viene chiesto un rimborso
che noi abbiamo in questo momento abbiamo ritenuto non esigibile. Abbiamo un problema di completamento di scavi archeologici in località Olmo, in quanto poi, rispetto a una richiesta inoltrata alla regione in via personale della loro sindaco di Vieri, per una lavori per 42.000 euro da fare negli scavi archeologici, la giunta regionale ha deliberato, ripeto, senza poi avere atti amministrativi precedenti, un contributo di 10.000 euro versando di 5.000. I lavori sostanzialmente sono stati fatti, sono state fatte richieste informali di liquidazione, ma non esiste nessuna delibera di atti da questo punto di vista, pur essendoci un contributo alla regione di 5.000 euro. Lo segnaliamo perché ove non risultassero atti amministrativi come tutt'oggi risultino, probabilmente noi saremo costretti a ridare indietro alla regione 5.000 euro annullando l'operazione. Per quanto riguarda la stagione teatrale 2009-2010, esistono fatture contestate lì in Opera Circus che ci hanno chiesto una serie di somme per 46.110 euro, quando dagli atti risultano pagate all'associazione Magico Teatro, di cui sono anche poi direttamente interessati alcuni consiglieri che sono usciti, per tre rassegne teatrali: la rassegna serata teatro, la rassegna di teatro per famiglie e teatri di festa e la rassegna teatro per la scuola Scene Incantate, 40.000 euro per queste edizioni. Viva Opera Circus ci chiede il pagamento per le stesse cose. Sembra esserci una sovrapposizione di incarichi da questo punto di vista, di pagamenti non chiarita. Abbiamo chiesto ad ambedue le associazioni delle relazioni esplicative, a tutt'oggi è arrivata solo una relazione da parte di Opera Circus, niente è arrivato da Magico Teatro. In sostanza, da questo punto di vista, si evidenzia un conflitto, in quanto sembra che le tre stagioni siano state fatte da due soggetti diversi e un solo soggetto è stato pagato vantando crediti per l'altra associazione. Esistono poi altre micro pendenze per quanto riguarda richieste di parcelle da parte delle cooperative architetti ingegneri riuniti, da parte di Gabriele e Studio Ingegneria Terzi, che sono state contestate dall'amministrazione in quanto non dovute. Esiste inoltre una richiesta di pagamento di 32.772 euro da parte di una ditta locale per maggiori lavori fatti con una pista ciclabile. A nostro parere, a parere degli uffici, non liquidabili, in quanto nella delibera che approvava il progetto di giunta da 6 del 26, uno sopra menzionato, era stabilito che tutti i maggiori oneri derivanti dall'approvazione degli atti in essere chiamati erano a totale carico del ditta operante il piano di rifiuto. Quindi questa sera noi andiamo a formalizzare il Consiglio Comunale queste partite, che non hanno conseguenze immediate, ma vengono formalizzate ed evidenziate, in quanto ove vi fossero poi delle difficoltà di bilancio, si configurerebbero probabilmente come debiti fuori bilancio a carico di amministratori e amministrazioni che hanno già fatto. Richieste, chiarimenti? Non esistono certificazioni su posti di debiti fuori bilancio. Ecco, da questo punto di vista io volevo anche leggere il nostro intervento che poi verrà quindi allegato agli atti. Giunta di Nogara, stato della realizzazione del programma, la relazione a settembre 2011. Il Comune di Nogara deve affrontare una difficile situazione finanziaria originata sia da condizionamenti nazionali che dall'assolamento per due esercizi consecutivi del patto di stabilità. Grazie al rispetto alla traduzione operativa delle previsioni di bilancio della gestione commissariale, alle iniziative e alle manovre correttive attuate e programmate dalla Giunta, è ipotizzabile il rientro nel patto di stabilità in anticipo rispetto ai 20 mesi previsti dall'insediamento dell'attuale amministrazione. In particolare, dai 986.000 euro certificati come sforamento dell'amministrazione Falco a dicembre 2010, si è passati ai 113.000 euro della manovra di settembre, quella che abbiamo approvato questa sera.
Grazie a una gestione rigida e controllata di entrate e uscite, alla riorganizzazione dei trasporti scolastici dopo anni di inutili tentativi precedenti, all'incasso di crediti, alla dismissione di aree e beni non sensibili, all'utilizzo ottimale di nuove disposizioni di legge. L'obiettivo primario del rientro nel patto, che permetterà in un prossimo futuro di programmare autonomamente l'amministrazione, in quanto oggi di fatto siamo commissariati dal solamente, non consente ad oggi la riorganizzazione delle tariffe e dei servizi, anche se iniziative come la riduzione delle indennità degli amministratori e il coinvolgimento di attori economici esterni hanno permesso di mitigare i disagi di cittadini e associazioni. Esprimiamo soddisfazione per la collaborazione prestata dalle associazioni nell'organizzazione e nella gestione di eventi, con risparmio per il Comune e una maggiore visibilità delle associazioni stesse. A titolo di esempio citiamo l'ottima gestione finanziaria della Sagra di Luglio, che è passata da un costo di 28.000 euro circa dell'anno scorso ai 4.000 e qualcosa di quest'anno, comunque meritatici. Sempre in tema di associazionismo, da rimarcare la riunificazione operativa di Auser e Pomeriggio Insieme e la stipula di varie convenzioni per l'uso di locali e strutture comunali. L'amministrazione ha messo in atto iniziative per una maggiore trasparenza a portata più amichevole con i cittadini, con una presenza costante nella sede municipale e la diffusione di documenti esplicativi sullo stato del comune. Dal punto di vista dello snellimento delle procedure è operativa la convenzione per l'esame delle pratiche ambientali con il comune di Garza. In seguito poi una ricerca con pubblico avviso si è costituito un gruppo di lavoro per la valorizzazione della biblioteca. A causa dei limiti imposti dallo sforamento del patto di stabilità, il comune di Nogaro non può fare mutui né dare incarichi. I margini per fare investimenti e opere pubbliche sono stati e sono ridotti. Ciò nonostante, in questi 4 mesi si sono attuati interventi per l'incremento di parcheggi e la modifica della viabilità della piazza. Si è dato corso a modeste ma continue manutenzioni nei vari ordini di scuola e cimitero. Si è conferito l'incarico per la progettazione di interventi di sistemazione idraulica. Il miglioramento della situazione finanziaria ha permesso inoltre di rendere esecutivo il progetto per la sostituzione dei serramenti degli elementari, con l'inizio della procedura di appalto e la cantierabilità dei lavori alla fine dell'anno scolastico. In definitiva, pur nella ristrettezza dei tempi, si è operato concretamente per il risanamento finanziario e la correzione degli aspetti gestionali, e questa linea sarà riproposta in maniera flessibile anche per il prossimo anno. Soddisfacente in questa fase il rapporto instaurato con gli enti esterni, che ha portato alla ripresa dei lavori delle case popolari alte al Camiglion, a una revisione della convenzione con Isola della Scala per il servizio di vigilanza, alla ripresa dei rapporti con Nato e Acque Veronesi per il ripristino del finanziamento dell'acquedotto dirottato nel recente passato ad altri comuni. Per finire, ricordo che con l'attiva attenzione dell'amministrazione comunale, l'URSS ha dato avvio alle procedure di appalto per la riconversione di parte del secondo piano dell'ospedale Stellini da adibire a servizi psichiatrici residenziali, attuando dopo molti anni una significativa inversione di tendenza per il cui proseguimento abbiamo invitato a collaborare sia la casa di riposo di Nogara che i comuni vicini. Molti sono i problemi di Nogara da risolvere che conosciamo e che i cittadini ci ricordano quotidianamente, di cui ci facciamo carico con la consapevolezza di dover intraprendere ogni percorso possibile. Questo viene allegato poi alla delibera con l'intervento dell'amministrazione. Grazie. Favorevoli? Vediamo. Sì.
Mediante produttività, sì. L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è atto di indirizzo. Questo atto è dovuto al fatto che siamo stati convocati in regione per due volte per l'inizio di procedure di impianti a biomasse. Ci sono, a quanto ci risulta, tre pratiche in corso all'interno della regione per impianti inferiori al megawatt, quindi impianti di basso importanti ma di basso impatto. La giunta e l'amministrazione esprimono tendenzialmente un parere favorevole per l'installamento di questi impianti con una serie di precisazioni. Vanno verificate, a nostro parere, la compatibilità con la SAU. Uno dei veri problemi di questi impianti è che molte volte chi propone gli impianti non ha complessivamente la capacità produttiva, quindi dal punto di vista sia delle biomasse che dello stock necessario per attivare il compostaggio, sono tutti impianti che non usano chiaramente bruciatori o altre cose, un semplice compostaggio, le vecchie le tamai aggiornate su questo procedimento. Molte volte queste aziende non hanno completamente la capacità all'interno dell'azienda di riuscire ad avere il materiale sufficiente per far funzionare l'impianto stesso, e quindi la regione prevede che ci sia la possibilità di andare al 46% di acquisti sull'esterno di materiale che viene importato. La regione richiede inoltre che questo materiale esterno venga messo all'inizio all'interno dei contratti per la gestione. La regione prevede che ci siano i contratti stipulati con l'Enel per permettere poi la messa in rete della corrente. La regione prevede che ci siano dei recuperi di calore, quindi dei piccoli impianti di cogenerazione che sono messi in rete sia a favore delle aziende produttrici che di eventuali terzi circostanti. Perché abbiamo portato questo problema all'interno del comune? Perché, ripeto, pur essendo via rimasti a favore di questi impianti che non hanno bisogno di autorizzazione regionale, tanto per essere chiaro, cioè vengono approvati direttamente dalla regione perché sono in potenzialità inferiore al megawatt, noi diciamo che comunque questi impianti in maniera differenziata possono comunque creare degli impatti ambientali che vanno gestiti. Oggi la legge non prevede nessun elemento di ristoro ambientale, per cui a seconda del tipo di impianti noi diciamo che gli impianti stessi verranno verificati da un'apposita commissione che deciderà la portata dell'impianto una volta avuta l'approvazione regionale, e in questo momento verrà chiesto un ristoro ambientale. Cosa vuol dire ristoro ambientale? Faccio un esempio banalissimo: se vengono installati impianti fotovoltaici su una casa, sul capannone o qualcosa di questo genere, è chiaro che non c'è nessun problema di impatto ambientale, non c'è nessun problema di trasporto, non c'è nessun problema di autocarri che vengono, quindi l'impatto è a costo zero e quindi l'impianto è solo positivo. Questo da questo punto di vista è chiaro. Possono esserci invece delle graduazioni. Facciamo anche un ulteriore esempio: un impianto che è stato esaminato recentemente in regione, l'Enel prevedeva, pur con un impianto fotovoltaico di una certa presenza, prevedeva che ci fosse uno scavo per portare la corrente interrata dall'impianto stesso alla cabina di circa un chilometro. Voi sapete cosa vuol dire scavare una strada pubblica, anche se poi viene ripristinata, l'anno dopo ci sono una serie di problemi di rifumatura perché la strada cede o fa altre cose, quindi in questo caso credo che l'impianto avrebbe bisogno di ristoro ambientale perché il cedimento esiste. Ci sono esempi in cui ci sono trasporti di impianti che hanno preminenza di stocco di soia o di altri materiali vegetali per poter funzionare. In genere questi si concentrano in un anno o due, quindi a seconda delle situazioni possono creare degli squilibri dal punto di vista del traffico, e quindi la proposta in questo caso diventa quella di avere un ristoro ambientale legato al ripristino del manto d'asfalto eventuale e eventualmente della segnaletica apposita o del dissuasore di velocità, in modo da attenuare la velocità dei mezzi o il transito dei mezzi. Non è un goal test, nessuna cifra viene chiesta per il fatto che viene fatto l'impianto, in quanto l'impianto viene considerato compatibile e in molti casi non solo compatibile ma anche auspicabile per la soluzione di una serie di problemi.
quindi non è una tassa sull'impianto, ma un semplice contributo che viene chiesto all'azienda, che verrà determinato di volta in volta a seconda del tipo di impianto ambientale. Sostanzialmente è lo stesso concetto che viene usato per quanto riguarda per l'abitazione, coesione e globalizzazione, perché è chiaro che nel momento in cui una casa viene costruita e ha bisogno di adattamento e cose di questo genere, di servizi pubblici, si chiede una quota percentuale molto bassa per queste ristori. Faccio un esempio banale: alcuni comuni vicini hanno previsto ristori ambientali che vanno dai 2.000, 4.000, 5.000 euro all'anno, quindi somme che per questo tipo di produzione sono assolutamente compatibili anche per un'economia agricola. Abbiamo avuto oggi un documento da Codiretti in cui dava parere favorevole con una serie di osservazioni. Tutto questo cosa significa? Significa solo che noi volevamo esplicitare il Consiglio Comunale, ed era anche stato spiegato, io credo, ai gruppi che se ne sono andati, perché con questo tipo di davamo la possibilità ai consiglieri e ai cittadini di esprimersi su questa opinione. Fermo restando che questa sera non si dà via libera a niente, da questo punto di vista, non viene approvato nessun tipo di impianto, anche perché non è compito nostro approvare gli impianti, diciamo anche con molta chiarezza che tutti gli impianti superiori al megawatt non ci vedono favorevoli, per evitare poi problemi di altro tipo, e comunque tutti gli impianti vanno approvati dalla regione. Il nostro problema di controllo, noi siamo convinti che questa possa essere una possibilità economica per quanto riguarda le aziende agricole per avere delle riconversioni. Auspichiamo ad esempio la riconversione di tutte le strutture che oggi vanno a tabacco, cose di questo genere, che occupano un terreno senza essere direttamente interessate alla produzione agricola, alimentare vera e propria, potrebbero esserci gli sbocchi da questo punto di vista anche per l'economia da una parte, per l'agricoltura per l'altra. Il fatto poi di eliminare nitrati, nitriti, azoto e quant'altro all'interno di questi impianti di compostaggio per semplice deposito chiaramente va a risolvere anche una serie di problemi della famosa piscina che viene sparsa poi in tutto il territorio a scadenze mattutine anche all'interno della casa. Quindi verrebbero proposti in questi grossi digestori, diciamo, su questo tipo di impianti di bassa potenzialità e di basso impatto raggiunta in linea di massima per il valore. Ci sono osservazioni? Sì, prego. Una cosa io che ho vedendo la allora, Poltronieri. Sì, Pregnago. Ecco, vedendo la delibera oggi, la proposta di delibera, chiederei che venga integrato bene il discorso di megawatt, eccetera, insomma che venga riscritta nella stesura definitiva, mettendo i puntini sui limiti che noi diamo a tutela. Ma non è neanche necessario che noi andiamo a provare di dati di indirizzo, una serie di discussioni che fate di altri di indirizzo di cui il Consiglio ha preso atto questa sera, siano un metodo di comportamento che può servire sia se ci sono, sia se ci sono degli indirizzi regionali, e vanno poi di volta in volta resi esaustivi quando ci saranno i casi, quando ci saranno i casi del caso, come si può dire. Quindi oggi noi dobbiamo prendere atto di una serie di indirizzi che il problema si sta uscendo all'interno del comune di Nogara. Io l'unica cosa che sentirei dire con molta tranquillità è che noi dovremo tenere conto di questi atti, che non ci sia uno sforamento della superficie SAU utilizzabile che porti poi ad asservire il territorio, solo l'agricoltura, solo per gestire queste cose. C'era un'indicazione a livello regionale non esplicitata, quindi un dato che va poi verificato, di avere un massimo di occupabile superficie per questi impianti a biomassa, a servizio di biomassa, che non superi l'8-10% del territorio. Questa è un'indicazione di massima, ma ripeto, va poi verificato. Prego. Ma niente, sono un po' amareggiato, dico, della assenza delle minoranze per parlare. Ripeto, sono un po' amareggiato per l'assenza delle minoranze per discutere questo tema.
un tema che ho avuto modo di affrontare dall'altra parte della barricata, il sogliere, e che mi ha visto combattere fortemente e attualmente e convintamente contro un impianto di 10 MW che ci voleva installare a Nogara. Io penso che questa sera con questa delibera ci sia un atto di massima trasparenza nei confronti della popolazione, che si vada a delineare delle linee politiche che sono molto chiare e precise e che sono ulteriormente, diciamo così, supportate dalla delibera di giunta che abbiamo fatto anche precedentemente. Abbiamo fatto la delibera di giunta, come diceva prima il sindaco, che dichiarava una posizione politica chiaramente che si vedeva sì favorevole, ma ad impianti fino a 1 MW, superiori a 1 MW no. Infatti io mi sento anche la delibera. Leggete la delibera. La giunta comunale, richiamata la proposta di deliberazione scritta al punto 5 all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per giovedì 29 settembre 2011, ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e altro di indirizzo, ad integrazione della prima stesura degli altri indirizzi degli impianti di produzione di energia alternativa, ribadendo il giudizio positivo di massima alla realizzazione di impianti inferiori a 1 MW, ribadisce il parere contrario all'insediamento di centrali di produzione di energia superiori a detto limite, in quanto non funzionale al settore territoriale e all'effettiva necessità delle aziende agricole. Quindi questo sia, penso, un ribadire ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la nostra e la mia anche personale posizione politica che ho sempre portato avanti in questi ultimi anni, cioè impianti soprattutto quella che soprattutto era la posizione politica che si portava avanti anche come comitato all'interno del paese. Mi dispiace che sia uscita anche qualche persona che faccia parte del comitato, perché comunque si è sempre detto che impianti sovradimensionati, impianti che non erano così calabili nel territorio come era quello che era stato proposto a Nogara, impianti che potevano essere, diciamo così, potevano avere delle potenzialità, diciamo così, anche di inceneritori, ok? E questi dovevano essere assolutamente banditi dal nostro comune. Al contrario, invece, gli impianti che comunque potevano essere inseriti all'interno di un contesto aziendale e, diciamo così, chiudere anche una filiera che può esserci all'interno dell'azienda, questi possono essere non solo negativi, ma magari anche auspicabili in certi casi, perché spesso magari piuttosto che buttare, diciamo così, il liquame nei campi è magari meglio di gestirlo e produrre energia. Questo a ulteriore diciamo così riprova di quello che dico, io vi leggo un documento che era stato distribuito al tempo come comitato contro la centrale di massa, e parlando delle varie cose ci si chiedeva alla fine quali sono le alternative che ci possono essere a detti impianti di grossa dimensione a biomassa. Allora, qua c'è scritto, come sostiene anche il CRIBE, Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Biomasse e le Energie di Pisa, il futuro delle biomasse è nei piccoli e piccolissimi impianti, da 0,5 a 1 MW al massimo. In pratica, uno d'azienda, magari che possa rendere autosufficiente, e coinvolgere direttamente gli agricoltori nella produzione di energia. In questo modo, evitando impianti di grosse dimensioni, si diminuirebbe la circolazione sulle nostre strade di autocarri, che andrebbero ulteriormente ad aumentare le emissioni di CO2, incrementando inevitabilmente l'inquinamento atmosferico. Okay? Quindi è chiara la cosa, impianti enormi, impianti sovridimensionati, impianti che non hanno senso di esistere, chiaramente fanno perdere anche quello che è il concetto di filiera corta, fanno perdere anche quindi tutto l'interesse che può esserci attorno alle energie alternative, che invece diventerebbero energie purtroppo altamente inquinanti e potenzialmente anche, come dico, inceneritori. Purtroppo abbiamo avuto modo anche di vedere in molte parti d'Italia queste cose. Altresì, impianti piccoli, soprattutto quelli a biogas, dove c'è appunto una digestione, dove c'è la produzione di un gas simile al metano, si chiama, che viene poi bruciato in caldaie apposite, sicuramente ce ne sono già molti nelle nostre zone, ma comunque possono essere anche, come dico, auspicabili e comunque possono anche avere un senso dal punto di vista agricolo, economico e anche ambientale in questo caso. Okay. Quindi, secondo me, queste linee politiche era giusto portarle in Consiglio Comunale per rispetto dei cittadini, per rispetto della trasparenza verso i cittadini. Forse sarebbe stato dovuto portare qualche anno fa, quando magari invece purtroppo poi ci siamo trovati senza quasi neanche sapere una potenziale centrale a 10 MW, questo però insomma dopo si sono viste le conseguenze anche. E quindi insomma ecco, ritengo di essere di trovare il mio favore questa delibera, insomma. Mi dispiace veramente il fatto che non ci sia potuto discutere.
discutere insomma con chi magari insomma ha portato avanti anche con me questa battaglia e che giustamente insomma aveva tutto il titolo per affrontarlo, insomma. Tutto qua. Si deriva solo la presa d'atto della discussione, non si sa, non c'è nessun provvedimento esecutivo di nessun tipo, che risalviamo poi di verificare quella che hanno fatto la pezza su un eventuale. Non si sente? Ho detto che questa sera non deliberiamo niente di particolare, deliberiamo solo la presa d'atto della discussione che è avvenuta su questo argomento, ci riserviamo poi di valutare la domanda di ulteriore coinvolgimento fatta dal consigliere Bezzi. Favorevoli? No, per me. Perché qualcuno che ha problemi, non so, sento di borbottino, problemi, sì. Non so, qualcuno sta male, no. Siamo tutti bene. No, mi hanno fatto restare. Mi ha detto la delibera. Viva la coerenza! Forza! Viva la coerenza! Viva la coerenza! Domani fa il post, mi raccomando. No, ma è stato in parte del Consiglio Comunale in sede del Consiglio di Amministrazione della Prodocco. Mi danno a Ponferrara sul biglietto che fanno tutti i giro di comitati. Ma no, adesso neanche il cartellone del Consiglio Comunale avete preso fuori. Bravo, controllieri, bravo, bravo. Questa è la trasparenza. Bravo, controllieri. Devo in piazza, ragazzi, domenica. Devo solo sottolineare il bel coraggio di essere presente di parlare, la discussione non si fa chiusa, forza. Tu hai il coraggio di parlare, non aver pensato. Siccome siamo minoranze, così la popolazione ha già votato le maggioranze. Questa sera sono stati indicati per la Prodocco per quanto riguarda la maggioranza, prego. La maggioranza indica come rappresentante il signor Prodocco, il signor Antonio Polo e Mario Marcomini. Io farei per presa d'atto. No, ho voto segreto. E abbiamo una nomina del gruppo consigliare Nogare Nogaresi. Sinceramente faccio fatica questa sera a capire se le maggioranze di minoranza, ma comunque indica il signor Bolino dopo. Votate. La maggioranza ci avete detto per Paolo? Mario Marcomini e Antonio Polo. Vabbè, allora voi quattro votate. Qui non lo chiamo. Quell'altro. Antonio Polo. Scrutatori Camilla e Pasqualini. Quattro voti per Mario Marcomini, tre voti per Antonio Polo, un voto per Vanni Cappi. Bene, allora vengono nominati per la maggioranza Marcomini e Antonio Polo, per la minoranza Vanni Cappi, che era l'assessore nella passata amministrazione per risolvere a tutti. Vanni Cappi. Per le interruzioni e interpellanze, non essendo possibile perfezionare l'atto in quanto
nel frattempo noi manderemo la risposta scritta. Per quanto riguarda le comunicazioni del sindaco, quindi la comunicazione del sindaco, avevo una sola comunicazione da dare, poi mi sembrava che tornava, avesse potuto dire. La mia comunicazione è che, siccome sia nell'altro consiglio, che in questo consiglio non è previsto, ci sono delle interpretazioni sul ruolo del regolamento del consiglio, sul ruolo dello statuto, sul funzionamento del consiglio, io comunico che manderò una comunicazione a tutti i gruppi affinché, se ne hanno voglia, facciano tutte le richieste di modifica dello statuto stesso, ove non del regolamento dei lavori del consiglio, ove non pervenissero richieste, si considererà riconfermato il regolamento in vigore, ove ci fossero richieste di modifica, verranno portate nel prossimo consiglio. Quindi noi domani o dopodomani, comunque appena possibile, manderemo a tutti i gruppi la richiesta di eventuali richieste di modifica, dopodiché le esamineremo nel consiglio. Almeno un altro consiglio. Prendiamo. Sì, volevo approfittare del pubblico per avvisare che a livello del commercio entrerà tra pochi giorni in vigore una, chiamiamola piccola rivoluzione, che comunque adesso c'è già tra commercialisti, professionisti e Camera di Commercio, che è il suo, quello sportello unico delle attività produttive. Come di conseguenza anche noi in Nogara ci siamo attrezzati, siamo collegati con la Camera di Commercio attraverso il sistema infocamere, e praticamente questo servizio fa sì che il cittadino che vuole aprire, modificare, chiudere, fare qualsiasi comunicazione alla, alla pubblica amministrazione può farlo attraverso questo sistema telematico, che richiede comunque la iscrizione, la certificazione della firma, per poi dopo potersi collegare al sito impresa in un giorno.gov.it, che è il sito da dove si può trasmettere tutta la documentazione per via telematica. Noi avviseremo di questo tramite lettera a tutte le partite IVA di Nogara, a cui chiederemo anche di risponderci e iscriversi il proprio indirizzo mail e il proprio numero di fax per poter comunicare anche noi come amministrazione comunale più velocemente le iniziative, le possibilità di bandi, eccetera, che si possono trovare nel sito della regione o europei, eccetera, per poter usufruire di finanziamenti. Questa cosa sarà fra 15-20 giorni, quando sarà tutto più ben definito, comunque entro il mese di ottobre dovrebbe partire questa comunicazione. Prego tutti coloro che hanno attività produttiva in proprio di collaborare e rispondere e rimandarci indietro praticamente i dati delle proprie attività per poter meglio dialogare con le aziende. Grazie. Grazie, buonasera. Bella pagliazzata. Vergognoso. Sì, sì.